Orange.tv, collegatevi, Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Riccardo Agostini, campione italiano della Formula 3 tricolore 2012, ha incontrato i propri fan. L'appuntamento si è tenuto presso la concessionaria Renault e Dacia Autobase di Albignasego, in provincia di Padova, che ha così ospitato un evento esclusivo. Agostini, sempre spinto dalla passione, in pista come nella vita di tutti i giorni, è diventato testimonial perfetto della concessionaria Renault e Dacia Autobase, che, nella persona dell'amministratore delegato Giuseppe Monbellardo, gli ha consegnato, nella stessa occasione, la nuova Renault Clio 1500 Diesel, un'auto versatile e capace di creare emozioni. Oggi è una giornata speciale per l'azienda, per tutti noi, perché abbiamo tenuto a battesimo la nuova stagione agonistica di Riccardo Agostini, che, come tutti voi sapete, è una promessa dell'automobilismo italiano e è padovano. E questo ci rende veramente pieni di orgoglio per questo ragazzo che si sta facendo valere sulle piste di tutto il mondo, direi, perché anche di recente mi hanno detto è andato a Sepang, ha fatto delle prove con la Ferrari a Vallelunga, un ragazzo che si farà, ma che si è già fatto, secondo, si è già creato una sua consistenza come pilota. Oggi si è instaurata anche una forte partnership tra di voi, in quanto lo sponsorizzerete con delle vetture. Abbiamo messo a disposizione di Riccardo due veicoli, due mezzi Renault, che sono una Clio Live 1500 Turbo Diesel e una Twizy 80, che sono due mezzi, sono, diciamo, i due mezzi più recenti della gamma Renault, e che costituiscono un po' il fiore all'occhiello della nostra attuale produzione. Ecco, sicuramente, Giuseppe, all'interno della tua bellissima struttura non solo Twizy, non solo Clio, ma abbiamo visto, prima abbiamo sbirciato un po' in giro, avete tutta la gamma Renault, da monovolumi a SUV, veramente una bellissima scelta. Sì, diciamo che è caratteristica di Renault quella di servire a 360 gradi tutte le potenziali richieste della clientela. Partiamo da veicoli che sono prettamente cittadini, come appunto Twizy per quel che riguarda l'elettrico, ma poi abbiamo Twingo, che è una due porte, quattro posti da città, per arrivare fino a delle berline, dei monovolume e anche dei SUV come Koleos e come appunto Espace, senza dimenticare la gamma Dacia, che è un ottimo complemento a quello che è il mondo Renault, che è costituita da quattro modelli di contenuti tecnici di prim'ordine ad un prezzo decisamente contenuto. Vogliamo ricordare i tuoi contatti per chi fosse interessato ai veicoli Renault nel padovano prevalentemente? Sì, noi siamo ad Albignasego, in strada Battaglia, lungo la strada Battaglia ci vedete, l'indirizzo esatto è via dell'Artigianato 14, Albignasego. www.autobase.it. Serietà, passione innata per le auto, sguardo dritto e aperto verso il futuro e l'innovazione tecnologica, sono i valori che hanno permesso a Renault Italia e Riccardo Agostini di guardare al prossimo impegno nell'AutoGP World Series con fiducia.
A pochi giorni di distanza dal primo appuntamento del campionato, in programma sulla pista di Monza, è stata l'occasione perfetta per il giovane driver veneto di ringraziare tutti i suoi supporter. Un incontro, questo, in cui non sono mancati gadget per tutti coloro che hanno partecipato all'evento, offrendo l'occasione anche di scambiare quattro chiacchiere con il campione. Finalmente in compagnia di Riccardo Agostini, vero protagonista oggi qui ad Autobase. Allora Riccardo, sei contento di questo bellissimo regalo che ti hanno fatto oggi? Ma sicuramente è un'opportunità che deve essere sfruttata. Io sono veramente orgoglioso di rappresentare un'azienda come l'Autobase e allo stesso tempo la Renault. Devo veramente ringraziare per questa opportunità, spero che questa partnership possa mantenersi con il tempo e possa un giorno magari diventare un qualcosa anche di più importante per me e per loro, in modo da avere una visibilità non soltanto nazionale ma anche internazionale. Ecco, abbiamo qua dietro la Renault Clio che Autobase ha voluto dare come omaggio a Riccardo Agostini, ma non solo, in più c'è Twizy, questa nuova e bellissima macchina elettrica che ti permetterà di andare in giro per Padova e non solo. Ma il Twizy è una nuova macchina elettrica, un nuovo mezzo di locomozione che secondo me presto avrà un grosso appeal, soltanto prevalentemente per i giovani. E ho avuto già modo di provarla, di effettuare qualche giro, e devo dire che è un ottimo mezzo per muoversi nel centro delle città, e suggerisco per chi ne ha la possibilità di comprarlo e di sfruttarlo ovviamente. Ecco, quindi una bellissima Clio e un bellissimo mezzo elettrico. Ma ora parliamo del 2013 di Riccardo Agostini e anche del 2014, perché sappiamo che hai un programma biennale dove quest'anno, 2013, sarà impegnato nell'AutoGP, una vettura da 550 cavalli che ha col campionato che sarà in giro per tutta l'Europa, e poi nel 2014 il passaggio alla GP2 che è l'anticamera sicuramente della Formula 1. Il programma 2013 e 2014 appunto sarà molto, molto intenso. E all'inizio, a fine gennaio, ho firmato un contratto che mi legherà alla squadra Manor MP Motorsport per quest'anno in AutoGP e per il prossimo in GP2. Sicuramente il campionato di AutoGP di quest'anno sarà impegnativo. Dovrò sin dalle prime gare cercare di ottenere dei buoni risultati per guadagnare un buon margine di punti in termini di campionato. Al momento non ho ancora effettuato alcun test, la prima gara è vicina, quindi il lavoro che dovrò fare sin dalle prove libere e gare sarà intenso, sarà importante, sarà per me importante appunto capire come sviluppare la macchina, cercare di trovare un buon feeling sin da subito per ottenere delle buone prestazioni ed avere un gap, un divario giusto con gli altri avversari. Ecco, in sovraimpressione, come state vedendo, sta scorrendo il calendario 2013 e ci teniamo a far notare che la prima gara sarà il 24 di marzo a Monza, unica tappa italiana, quindi tutti gli amici di Orrace TV e fan di Riccardo Agostini sono naturalmente invitati all'Autodromo Internazionale di Monza a venirlo a vedere. A novembre noi avevamo lasciato Riccardo Agostini da vincitore nel campionato italiano di Formula 3 e siamo andati a trovarlo a Vallelunga in una giornata sicuramente magica, perché hai provato la Ferrari di Formula 1. Il test in Ferrari ha concluso la mia stagione 2012, credo nella maniera più brillante. Il test, a mio dire, è stato molto positivo. Io mi sono trovato molto bene con la macchina. Devo dire che non mi aspettavo di avere questo tipo di approccio con una vettura di Formula 1, e comunque mi ero preparato bene
sia mentalmente che fisicamente. Avevo effettuato un test con la GP2 precedentemente. Era andato tra l'altro molto bene anche quello. Sì, che era andato bene anche quello. Sono stato subito veloce, sono stato subito tra i protagonisti, e quindi per me è stato appunto un valore aggiunto dopo la vittoria del campionato in Formula 3. Benissimo, quindi lasciamo oggi 24 febbraio Riccardo Agostini dall'auto base della provincia di Padova e lo ritroveremo sicuramente in pista il 24 di marzo a Monza. Riccardo, che dire? In bocca al lupo per questo 2013. In bocca al lupo, un grosso grazie. Un ringraziamento particolare per questa puntata va sicuramente fatto alla concessionaria Autobase ed al driver padovano Riccardo Agostini, augurando loro il meglio per questa stagione 2013 che ormai è alle porte. In bocca al lupo! Ciao, la pompa numero 1, 48 e 50. Da oggi c'è un nuovo modo di pagare il carburante senza usare contanti. Usa anche tu le tessere Top Fuel. Top Fuel propone una gamma di carte carburante prepagate che ti permettono di ottenere numerosi vantaggi. Carta gift, carta retail, carta sconto, infine la nuovissima carta metano. Sei un operatore del settore? Hai o gestisci un distributore di carburante? Vuoi entrare anche tu a far parte del prestigioso circuito Top Fuel? Contattaci su info@topfuelweb.com. Top Fuel, il carburante over the top. Devi spedire della merce e non ne puoi più per le estenuanti trattative? Semplice, trova trasporti.it, il servizio gratuito che ti permette di visualizzare centinaia di preventivi in tempo reale. Con un click visualizzi, valuti e confermi. E per dettagli e pagamenti verrai direttamente contattato dal vettore che hai scelto. Spedisci dalla semplice busta all'intero bilico di merce in tutta comodità e sicurezza. Allora, dove è finita la merce che dovevi spedire, eh? Capo, tranquillo, merce spedita e già consegnata, grazie a trovatrasporti.it. Per le tue spedizioni risparmia tempo e denaro con trovatrasporti.it. iIn, leader per tablet, PC, iPhone, televisioni HD ed elettrodomestici. Grazie alla continua evoluzione ed ampliamento della gamma con il miglior rapporto qualità-prezzo. iIn, prodotti altamente performanti con prezzi accessibili per soddisfare ogni esigenza. iIn, in collaborazione con i più importanti siti a livello mondiale, controlla tutte le fasi di realizzazione e produzione dei prodotti. iIn, prodotti all'avanguardia anche nel design. iIn, nato per sviluppare prodotti tecnologicamente avanzati. Sto cercando di collaborare con la CXI come sta avvenendo in questi ultimi anni. Questa è una grossa opportunità che la Ferrari e l'FDA dà a questi ragazzi che si sono combattuti in pista tutta la stagione con un risultato ancora sub giudice, ma comunque la pista ha dato dei risultati
eccezionali, due ragazzi giovanissimi, uno addirittura un rookie, due ragazzi che vengono dalla nostra filiera, quindi hanno fatto il corso federale, il supercorso, Formula Haber e Formula 3, quindi questo sta a significare che il lavoro fatto dall'ACXI in questi ultimi anni è stato un lavoro proficuo in collaborazione con la scuola federale. Questo è un motivo d'orgoglio e di soddisfazione, perché è sempre difficile mettere un parterre di partecipanti importante, siamo criticati e attaccati da tutte le parti, però poi sono i risultati quelli che contano e con grossa soddisfazione, perché mi sento un po' anch'io un padrino di questa operazione, stiamo ottenendo quei risultati che auspichiamo siano poi definitivi per riportare un pilota italiano in Formula 1. Ecco, infatti era proprio la mia domanda, quando è che lo vedremo? Ma diciamo che il lavoro è iniziato, ahimè, solo 3 anni fa, quindi questo ha dei tempi lunghi. Questi ragazzi che vedete oggi girare sono ragazzi di 18 anni, addirittura appena compiuti, quindi abbiamo davanti un sacco di tempo per poter lavorare e farli maturare. Una cosa è certa, noi non ci manca il prodotto umano, noi abbiamo dei piloti che meritano il grande salto, purtroppo è difficile reperire le risorse per farglielo fare, quindi questo è un lavoro che ci permette anche di metterli all'attenzione all'esterno di quello che è i campionati italiani, all'esterno di quello che è l'habitat sul quale lavorano loro tutti i giorni, e quindi speriamo di contribuire con l'immagine e non solo a far sì che anche altri si accorgano che i piloti italiani comunque sono all'altezza della situazione. Della situazione in prospettiva possono diventare i piloti di Formula 1. Tra l'altro oggi li abbiamo già visti girare, veramente, insomma, tanto di cappello. Speriamo che dalla giornata di oggi esca un pilota che un domani possiamo vedere in Formula 1. Dai. Ma io sono molto fiducioso, come sono fiducioso per piloti che hanno già superato questo step e si stanno comportando molto bene nel panorama internazionale. Riccardo Agostini ha ufficialmente fatto il suo debutto al volante della Ferrari di Formula 1. Il padovano è sceso in pista a Vallelunga per svolgere il test premio riservato al campione della Formula 3 tricolore 2012. Un sogno che si è realizzato per il giovanissimo pilota veneto, neopatentato, 18 anni compiuti lo scorso 20 aprile. Ma anche un'importantissima vetrina internazionale e l'opportunità per dimostrare le proprie qualità su una monoposto che rappresenta ovviamente la massima espressione dell'automobilismo sotto tutti gli aspetti. Il piacere di avere la tua casa al lago, l'emozione del benessere a 45 minuti da Milano e a 15 minuti da Bergamo. In piccola palazzina di sole 6 unità abitative, circondata dalle verdi colline della Val Cavallina e a pochi minuti dal lago Dendine. Vi proponiamo appartamenti al primo piano, con ingressi indipendenti, ampi loggiati, giardini di proprietà esclusiva e villette di testa con piscina privata. Il nuovo complesso residenziale è caratterizzato da finiture di pregio, cura e attenzione ai dettagli, armonia della struttura architettonica e soprattutto dall'utilizzo di materiali di primissima qualità. Alcuni esempi di finiture? Cappotto esterno, serramenti in legno con doppio vetro, videocitofono, antenna satellitare, sanitari sospesi, cassetta di sicurezza, riscaldamento a pavimento e impianto antifurto. La cornice delle colline che si specchiano nel lago, la tranquillità e la bellezza del paesaggio che si può ammirare dalla residenza L'Oleandro fanno da sfondo alla vostra nuova casa. Esempio di alta qualità e garanzia di investimento per il futuro. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Ecco, finalmente l'ho trovato, stavo cercando su internet, eccolo qua, On Race TV, uno spettacolo, La prima TV via web in onda 24 ore su 24, dedicata al motorsport. Ma chi me l'aveva detto? Ma il mio meccanico, l'arterio, quello che misura la pressione delle gomme. Oh, questo sito è uno spettacolo, questa TV. Qui hanno iniziato tutti, dall'Alonso, l'Alonso di Maiale, Schumacher, Barrichello, Badoer. Ma andiamo a vedere un po' il palinsesto, sono curioso, e anche i servizi che offre questo sito. Ma guarda un po', la Web TV, creata come un vero e proprio canale televisivo 24 ore su 24, gode un palinsesto nuovo, ricco e sempre aggiornato.
all'interno del sito si può consultare un servizio di sicuro interesse, il portale. In questa sezione si può interagire in tutte le regioni d'Italia e trovare le attività che più possono interessare. OnRace.tv, hai capito? 24 ore su 24, canale tematico motorsport e non solo! Si trova di tutto, informazioni, gnocca di legno, ma gnocca c'è. OnRace.tv, vi aspetto, uno spettacolo, dillo anche te, uno spettacolo! Allora, lo dico no, uno spettacolo! Sui 4.085 metri dello storico tracciato che sorge ad una quarantina di chilometri a nord di Roma, per l'occasione opportunamente rallentato da una chicana artificiale posta in fondo al lungo e velocissimo rettilineo principale, Agostini si è calato nell'abitacolo della Rossa, evidenziando immediatamente un ottimo affiatamento con la vettura. Da 230 cavalli della Migaldi Formula 3, con cui ha vinto quest'anno il titolo alla sua prima stagione nella categoria cadetta dopo l'apprendistato nella Formula Abarth, agli oltre 800 della F60 di Maranello, la stessa impiegata nel Mondiale 2009 da Kimi Raikkonen e Felipe Massa. Un giro e poi di nuovo ai box per fare regolare il sedile, poi ancora alcune tornate prima che un problema al cambio lo costringesse nuovamente a rientrare in pit lane, dove i meccanici della Ferrari sono stati costretti a sostituirgli la vettura. Quindi nuovamente in pista, dopo una sosta di quasi un'ora, con un set di gomme usate, poi quelle nuove dure e infine le soft, con cui ha fatto segnare il tempo di 1 minuto 19 secondi e 600 millesimi, di 7 decimi più veloce del suo diretto antagonista Eddie Cheever, che aveva provato prima di lui. Quindi un innocuo a testa coda con l'asfalto che perdeva gradualmente grip a causa delle temperature sempre più basse del tardo pomeriggio. 24 le tornate da lui completate in totale. Andiamo ora a sentire a caldo le parole del giovanissimo pilota padovano. Un'esperienza sicuramente molto, molto bella, molto interessante. E sono contento del test che ho fatto perché sono riuscito a trovare un buon feeling con la macchina sin dai primi giri. C'è stato qualche problema all'inizio con la macchina. Col cambio, dico bene, Enrico? Sì, abbiamo avuto qualche problemino con il cambio, quindi abbiamo dovuto cambiare vettura. Però ovviamente i meccanici hanno fatto un buon lavoro, che sono riusciti in poco tempo a mettermi la stessa vettura in modo assolutamente eccellente. È un'esperienza ovviamente indimenticabile che mi dà sicuramente un bagaglio di esperienze importante, mi aiuterà sicuramente nelle prossime stagioni, perché ovviamente è una forza in più, no? che un pilota assume psicologicamente. Tra l'altro nell'ultimo stint Riccardo con le gomme nuove al primo giro hai fatto un tempone, poi purtroppo c'è stato un piccolo testa coda che ti ha fatto finire così il turno. Sì, l'ultimo turno abbiamo messo un set di gomme nuove e al primo giro ho tenuto un buon tempo. Il secondo mio giro era veramente buono, peccato che ho fatto un errore che mi è costato ovviamente la fine del turno e della giornata. Comunque sono soddisfatto del lavoro che ho fatto. Ecco, ritornando un attimo all'annata, sicuramente un'annata straordinaria col team JD, vincendo sia il rookie che il campionato italiano di Formula 3, al tuo anno d'esordio tra l'altro. Sì, è stata una stagione assolutamente positiva, siamo partiti in crescendo, sviluppando bene la macchina, perché appunto era una macchina differente dagli altri, e sono contento di come si sono svolte le mie gare, del lavoro che ho fatto assieme alla squadra, e penso che
per l'anno prossimo si parta carichi, e spero che appunto questo test in Ferrari mi aiuti ad avere delle persone che continuino a credere in me e che mi possano aiutare nei prossimi anni. E che dire, ringrazio nuovamente tutte le persone che mi hanno sostenuto fino ad oggi, la Ferrari, e che mi ha permesso appunto di fare questo test. Onrace.tv, collegatevi, parola di Oriano, uscito da Sboroni.